Ceccano per la legalità. Tantissimi, centinaia, forse un migliaio, i cittadini di Ceccano e non solo, che si sono ritrovati da Piazza Peppino Impastato e hanno raggiunto il comune per una protesta silente, per un corteo che ha voluto dare un senso di legalità all'intera comunità scossa, colpita da quello che è successo ormai 2 settimane fa. Una città che ha risposto in massa, associazioni, movimenti politici, ma soprattutto tanti cittadini che hanno voluto dire la loro e soprattutto che hanno voluto ribadire quanto sia importante la fiducia nelle istituzioni e la legalità di una città che vuole ritrovarsi il più in fretta possibile. La fiducia che era stata riposta in queste persone, e la presa in giro verso tutti i cittadini, a partire anche dagli scuolabus, quindi a prendere proprio i bambini come... Ma da tutto, proprio una delusione, cioè, una delusione grandissima. Diciamo, siamo diventati, diciamo, proprio la barzelletta, ma non di Ceccano, di tutta Italia, perché adesso tu, diciamo, quando devi chiedere magari anche un minimo finanziamento, ti tagliano le gambe. Dovrà dimostrare che la legalità viene prima di tutto, non possiamo permetterci di avere dei politici che truffano, che intascano tangenti, soldi, non ce lo possiamo permettere, quindi questo è stato un fatto che stanno indagando da ben 3 anni, insomma, lo stesso sindaco aveva una cimice nella macchina. Una manifestazione per la legalità, per il diritto al ritrovarsi insieme, al costruire un nuovo percorso di partecipazione importantissimo. Infatti quello che vogliamo fare dopo questa manifestazione è continuare a vederci per creare un presidio permanente dei cittadini in vista dei prossimi mesi che saranno difficilissimi. Ceccano ha bisogno di legalità e soprattutto di libertà da queste persone che hanno approfittato e non dovevano. Quindi speriamo di rinascere un po' più forti di prima e soprattutto di tornare anche agli occhi delle persone una città un po' più, come una città più buona e più pulita. Siamo contenti di questa risposta perché è una cosa proprio di una comunità che ci unisce in questa cosa di voler la legalità a tutti i costi. Vogliamo questa legalità perché ce la meritiamo. E pensiamo ai giovani che quando si presenteranno davanti a qualcosa, a qualcuno, per chiedere lavoro, ma non chiedere perché se lo meritano soprattutto. E sentono Ceccano, cosa sarà? Cosa sarà? Questa è paura. Le cittadine e i cittadini di Ceccano vogliono riscrivere tutti assieme una nuova pagina per anche cancellare quella che purtroppo è stata scritta negli ultimi giorni e ridare dignità alla nostra cittadinanza, alla nostra comunità. Sì, la legalità è soprattutto per tutelare il lavoro di tutti gli amministratori che come me si battono ogni giorno per la legalità e per portare avanti il proprio paese.